Ma la Lazio oggi è una grande società, una grande squadra di calcio che sta crescendo ancora, una squadra piena di grandi giocatori che spesso gioca un gran bel calcio, un calcio molto offensivo, un calcio molto tecnico. Qualche volta purtroppo facciamo anche una figura meno bella, ma fa parte del calcio. Una squadra che sa di essere molto forte, una squadra che vuole arrivare fino in fondo in tutto. Spettacolo sugli spalti, tensione negli spogliatoi per una sfida che veramente sulle rive del Tevere dura un anno e anche di più. È nel derby d'andata del campionato 1997-98 che la Lazio di Eriksson offre la prima dimostrazione del suo straordinario valore. È l'inizio di una nuova era. Per Balbo. Questa lo ferma. Attenzione però, la Roma cerca l'affondo e c'è un fallo. L'entrata di Favalli su Tommasi. Secondo me questa non è espulsione. Nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Favalli, la determinazione dei biancocelesti imprime un segno preciso alla partita. La tensione è palpabile, il match è combattuto come non mai. Prova Fuser, tiro tagliato! Mancini, chiama palla a centrare, fa tutto solo Mancini, che gol! Che gol! Questo della Lazio, 1:37, Lazio in vantaggio, che gol! Ecco, Fulvio! Come volevasi dimostrare, questa è la prudenza di un singolo, di un grandissimo giocatore qual è Roberto Mancini. Il gol del Mancio è un capolavoro assoluto. Non è che l'inizio. La Lazio insiste, la Roma è alle corde. Lancio verso Casiraghi, va in campo aperto Casiraghi, entra in aria Casiraghi, Konsel! Attenzione però, ancora la Lazio, eccolo il cross per Casiraghi, necrobazia a rete! Che gol! Gigi Casiraghi! In campo c'è ormai una sola squadra. La vittoria assume così i caratteri dell'umiliazione per i cugini, decisamente in pieno stato confusionale. Attenzione ancora alla Lazio in avanti ed è il 3-0 di Pavel Nedved. Questo è il sigillo, questo è il trionfo della Lazio. Guardate l'entusiasmo in curva nord. Un risultato incredibile quello che ottiene questa sera la Lazio. Il quarto gol stagionale di Pavel Nedved. Finisce qui il trionfo della Lazio, questo derby numero 109. Penso che quando c'è una società così importante o un pubblico così numeroso, io penso che si debba trovare una linea di condotta che non può essere quella di abbattersi per una sconfitta e sentirsi morti e esaltarsi per una vittoria che non conta niente. Il campionato e una stagione sono lunghi e ci sono momenti difficili, momenti in cui va tutto bene, momenti in cui le cose vanno male, quindi bisogna vedere alla fine, poi
i risultati che si ottengono. E mi sembra che la Lazio negli ultimi anni, soprattutto dall'avvento di Cragnotti, si sia stabilita tra le grandi del calcio europeo, e quindi penso di questo va dato atto al presidente, e penso che i tifosi debbano capire queste cose, non pensare sempre magari a vincere solo il derby, che poi alla fine conta e non conta, è importante che la squadra riesca a vincere alla fine. All'inizio del torneo, Eriksson aveva promesso di portare la squadra nell'orbita tricolore. L'impegno viene mantenuto, con un andamento per la verità tutt'altro che lineare nella prima fase. La Lazio termina infatti il girone d'andata in quarta posizione, staccata di 7 punti dalla Juventus capolista. Il girone di ritorno dimostra con sufficiente chiarezza come la continuità di risultati sia ormai un dato acquisito. Non di rado, la Lazio vince e convince con dimostrazioni di netta superiorità. Una prova si ha con il Milan di Capello, piegato da una rete per tempo, firmate da Roberto Mancini ed Alen Boksic. Ancor più eclatante, per le proporzioni del risultato, è il match che vale il raggiungimento del secondo posto ai danni dell'Inter. Lo scudetto non arriverà, ma la Lazio si dimostra grande risolvendo la pratica in 4 minuti, dal 25esimo al 29esimo del primo tempo. Il gol del vantaggio è di Diego Fuser. Pagliuca può farci poco, esattamente come sul colpo di testa di Boksic che vale il raddoppio. Gli uomini di Eriksson non sbagliano praticamente nulla. Il punto del 3-0 è di Casiraghi, abile a costringere Fresi a un'incertezza decisiva. L'appuntamento più ghiotto è comunque il derby di ritorno. A contrapporsi ci sono l'ansia di rivincita giallorossa e il desiderio biancoceleste di confermarsi indiscussi sovrani di Roma. Cerca il grande slam nei derby, sarebbe la quarta vittoria stagionale su 4 partite. La Lazio interpreta la sfida con grande tranquillità, è l'atteggiamento giusto. Boksic che vince il rimpallo, guarda il centro, è da solo però in area, riesce ad appoggiare Mancini. Boksic! Boksic c'è Fuser, lo vede Fuser in area, Fuser! La posizione regolare intanto è proprio Pozzen, è costretto ad uscire, Boksic la porta è vuota, gira Boksic! La linea è sbagliata. A giro Ponzel riesce a fare ostacolo con il corpo, la rincorsa, Ponzel si oppone, rete, Lazio in vantaggio, questa volta non ha sbagliato Alen Boksic nel tap-in e la Lazio va in vantaggio, decimo gol. Il vantaggio biancoceleste fa sprofondare i cugini in un nuovo incubo, l'ennesimo, davvero difficile da accettare. Posizione regolare per Boksic, dalla parte opposta c'è Nedved, Boksic, finta di entrare, Boksic, Konzel, arriva Fuser, Fuser, sul destro, Fuser, sulla linea Zago si salva, Nedved, il tiro, il gol, Nedved, ed è 2-0, il raddoppio di Pavel, Nedved, ha avuto tante occasioni, la Lazio non sbaglia quella finale con Nedved, ed è il raddoppio, Roma in ginocchio. We'll be right back.
parziale è la quarta vittoria completa, il grande slam dei derby. La Lazio, 4 vittorie su 4. Non lo so quale vittoria è la più bella, forse la prima Coppa Italia. Dopo tanti anni che Lazio non ha vinto niente, finalmente siamo riusciti a vincere e poi è venuto altre 3 coppe. Sfuggita la Coppa UEFA soltanto nell'ultimo atto, nella finale di Parigi, protagonista in campionato di un'ottima rimonta che l'ha portata a un passo della grande impresa, la Lazio concretizza al meglio un anno decisamente positivo, aggiudicandosi la Coppa Italia, un trofeo già conquistato nell'ormai lontano 1958. I turni iniziali non presentano soverchie difficoltà. La Fidelis Andria viene superata agevolmente con 6 gol divisi equamente tra andata e ritorno. Nel turno successivo, l'ostacolo rappresentato dal Napoli viene aggirato in virtù di una secca quaterna rifilata all'Olimpico. I protagonisti sono Boxic e Signori, autori di una doppietta a testa. Nella calza della Befana 1998, i lupi trovano amarissimo carbone. Favalli, sfiora appena Boxic. Candelà, poi gli porta via la palla a Mancini, poi ingenuo Candelà, Boxic ha la grande chance e la Lazio è in vantaggio. 1 minuto e 50 secondi. Ancora lui, a segno degli ultimi 3 turni di campionato, Boxic. Da una mano Tommasi, Boxic, saltato Petruzzi, Boxic, scavalcato Gonzel, Mancini sbaglia la palla gol. Lugovic, scatto di Boxic, Boxic uscito a Gonzel, va giù Boxic e Rodomonti concede il calcio di rigore per l'intervento di Gonzel sull'attaccante croato. Lugovic, destro, spiazzato Gonzel. Esce Gonzel, pallonetto di Mancini fuori. Devastante Boxic in questo primo tempo. Jugovic. Poi lancio di Jugovic, splendido per Mancini. Esce Gonzel, il pallonetto di Mancini. E c'è il gol straordinario di Mancini. Verso la curva nord Roberto Mancini, dietro Fuser e ancora più dietro Bancaro, prova Fuser e trova il gol, il raso terra di Fuser e i gol sono 4 per questa Lazio che serve il poker. Il 4-1 decide in anticipo le sorti della qualificazione, ma le soddisfazioni non finiscono qui. C'è ancora il retour match a garantire ebbrezza per il popolo della Nord. 20 gennaio 1998. È ancora Lazio. Per la squadra di Zeman è l'ennesima disfatta. L'idea per Mancini. Mancini la finta. Gonzel salva tutto. Erickson si arrabbia. Mette giù, rigore, dal mano, rigore, calcio di rigore, dal Moro su Rambaudi, Colombino è pronto, batte il fischio, Jugovic ed è rete, rete, palla sotto la traversa, disturbato da un petardo, Jugovic non perde la freddezza. Nel
Nella ripresa, i giallorossi hanno un sussulto d'orgoglio e provano a raddrizzare la situazione. Parola Parenza all'ottavo minuto. Arriva Rambaudi, destro, attenzione! Incredibile! Incredibile, palla gol per la Lazio con Venturini. Nesta lo ferma, grande intervento di Nesta. Poi Totti, insiste Nesta, resiste, fallo su di lui. Il risultato sembra fissato sul pareggio. Il colpo di scena si ha all'ultimo giro di orologio. Gottardi, il tiro di Gottardi, in rete! Rete! È festa totale per la Lazio. Proprio al 49esimo, 2-1. La semifinale prevede un doppio confronto di grande intensità, come giusto che sia tra Lazio e Juventus. Il primo incontro si disputa al Delle Alpi. I biancocelesti appaiono maggiormente in salute, con un Boxic ben intenzionato a recitare adeguatamente la parte dello spietato ex. È proprio un suo destro a far male alla vecchia signora e a portare la Lazio in vantaggio. Il risultato non cambia più e consente a Jugovic e compagni di affrontare il ritorno con un discreto margine di sicurezza. I 90 minuti dell'Olimpico servono per avere il lasciapassare per la finale. Le cose, però, si complicano nel primo tempo. La Juve riesce ad annullare lo svantaggio di partenza. Fonseca e la Juventus è in vantaggio all'Olimpico. E ora il conto è in parità. I padroni di casa reagiscono. Dopo le prove generali, nella ripresa, raccolgono i frutti di una pressione continua con un micidiale 1-2 ad opera di uno scatenato Pavel Nedved. Seguiamo Boxic, passaggio per Nedved, posizione regolare, Nedved, sinistro morbido ed è il gran gol. Pavel Nedved. 17 minuti e mezzo del secondo tempo, Nedved, l'abbraccio dei suoi. Ancora Nedved, la palla in rete ed è il vantaggio della Lazio. Sfondamento di Nedved, raddoppio nello spazio di 3 minuti. La Lazio è in finale di questa Coppa Italia 97-98. Buonasera dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro, dove sta per cominciare la finale in andata di Coppa Italia tra il Milan e la Lazio. Tanto per palla Savicevic, attacca, vedete, è a pieno organico la Lazio che ha dato ora la conclusione con Chamot. Ancora Casiraghi, si inserisce, Chamot a destra, Donadoni in copertura, parte il cross, attenzione, tiro di Mancini, la parata da parte di Rossi, Lazio vicinissima al gol. E trasferiamo Nedved, grandissima azione di Nedved, e angolo. Ottima palla, posizione regolare, va Mancini, il dribbling di Mancini e poi il pallone. Tocca sullo stesso Mancini, poi Fuserva a piazzarsi al centro, palla molto lunga, attenzione, Nedved, il sinistro, palla a fondo campo. Palla in area. Attenzione, Casiraghi, Rossi.
attenzione Weah, sì, gol di Weah, ruba il tempo a tutti e porta in vantaggio il Milan al 44esimo del secondo tempo. I modi rocamboleschi della sconfitta patita al Meaz danno all'ambiente biancoceleste la precisa sensazione che un ribaltamento del verdetto sia più che probabile. Eppure, sottovalutare una squadra come il Milan, anche in una stagione di crisi, costituirebbe un errore imperdonabile. Il copione della gara ripete quello dell'andata. Si gioca praticamente solo dalle parti dell'area rossonera. Lui della manovra della Lazio, Jugovic in posizione di tiro, attenzione Jugovic! Tiro alto sopra la traversa da parte del giocatore serbo. Il primo tempo non concede emozioni decisive. Gli attacchi della Lazio, benché prolungati e insistenti, non sortiscono effetti. La ripresa è invece una girandola di colpi ad effetto, racchiusi tutti nello spazio di una decina di minuti, dopo una salutare frustata che invece di smorzare non fa che accendere ancor di più la determinazione delle Aquile. Concertando questo calcio di punizione dopo 1:15, attenzione alla conclusione, gol! Eravamo sotto, poi abbiamo cambiato tutto il risultato. In pochi minuti è scattato qualcosa e abbiamo anche giocato con tre difensori solo nel fine, poi è andata benissimo. Chiaro, una gioia immensa, che allora era molto grande per noi, che non avevamo vinto niente in passato. Palla sopra per Mancini, attenzione, posizione ideale, Mancini tocca e c'è il gol della Lazio da parte di Gottardi. Grande giocata da parte di Mancini, attenzione, interviene Maldini su Gottardi e l'arbitro dice che è calcio di rigore. Vediamo Jugovic, attenzione, il tiro gol, 2-1 per la Lazio dopo 13 minuti. Bellissima l'azione della Lazio, attenzione, cross, la parata di Sebastiano Rossi. Mancini vede che dalla parte opposta c'è Gottardi, attenzione Casiraghi e palo! Ancora una grande azione in sfondamento di Gottardi, servito da Mancini e Casiraghi che colpisce il palo al 17esimo. Conclusione alta sopra la traversa e la Lazio sta giocando davvero veramente bene. Questa volta è Jugovic che va a battere dalla bandierina, palla che ne viene mancata, attenzione e gol, 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 gol della Lazio, un malinteso da parte dei giocatori del Milan e Nesta ha segnato il gol del 3-1 al 20esimo minuto. Dice che è finita la Lazio grazie ad un portentoso recupero effettuato nel secondo tempo tra il 10° e il 20° ha ribaltato la situazione che era favorevole per i rossoneri. Sì, abbiamo fatto molto bene, poi gol è venuto fuori, gol importante è venuto fuori solo nel fine della gara.
Però era una gioia immensa anche questo. Abbiamo battuto una grande squadra, grandissima squadra. La stagione 1998-99 si apre con una sfida che vale già la conquista di un prestigioso trofeo, quale la Supercoppa italiana. Di fronte ci sono Juventus e Lazio. È anche l'occasione per cogliere segnali in vista dell'ormai prossimo campionato. La squadra di Eriksson ha fame di successi e mette in campo tutta la grinta del caso. Ma per vincere la determinazione non basta. Ci vogliono anche le magie, come quella che inventa Roberto Mancini a favore dei compagni. Mancini controlla in area di rigore, sbaglia e controlla poi Pave! Nedved! 1-0 per la Lazio! L'incontro cresce di intensità nel secondo tempo. La Lazio ha le occasioni per chiuderlo, la Juventus non ci sta a perdere. Il pareggio arriva su un tiro dal dischetto. Il finale è da brividi. La Lazio illustra la bontà delle operazioni di mercato facendo costruire la vittoria in zona Cesarini proprio da un nuovo acquisto. Dentro Mancini, controllo, Mancini allarga e gol di Sergio! Conceição! Il trionfo in Supercoppa funziona da ulteriore indice di accrescimento della consapevolezza circa il valore del gruppo biancoceleste. Con tali premesse non è azzardato ipotizzare una Lazio competitiva in ogni competizione dell'anno. Sono bravi. Sono bravi perché è anche importante in una squadra avere grandi giocatori, però soprattutto anche grandi persone, dove si può creare una bella atmosfera, dove si vive come una famiglia. Sicuramente che non è facile gestire 26-27 giocatori che sono tutti più o meno grandi giocatori con proprie mentalità, però mister in queste cose è molto bravo e anche noi lo aiutiamo tanto. Sven Goran Eriksson, il tecnico svedese, ha detto è però il momento di vincere. Dopo tanti pareggi dobbiamo ottenere una vittoria importante, quella che potrebbe essere già in partenza la svolta del nostro campionato. Prova il suo sinistro a giro e c'è il gol, la Lazio va in vantaggio subito dopo 1 minuto e 10 secondi. Marcelo Salas, Lazio in vantaggio. Questa volta dalla bandierina, rete! Lazio che ritorna in vantaggio con il gol di Sergio Conceição. Lancio in posizione regolare, Mancini tu per tu con Pagliuca, Mancini rete! E sono 3! Appoggia dietro Baronio la finta per Conceição in area, rete! Ancora! E doppietta! Sergio Conceição addirittura 4-1 per la Lazio. Cross per Nedved, rete! E sono 5. Il campionato 1998-99 vede la Lazio collezionare un'importante impresa. Partita male, la squadra di Eriksson si riscatta, infilando una striscia di 9 vittorie consecutive. Si comincia dalla Juve. Si prosegue con una goleada ai danni della Sampdoria. È il grande giorno di Mihajlovic. Sicuramente un portiere quando si trova davanti a uno che calcia bene punizioni sicuramente non è che è tranquillo. Però ci sono tanti fattori che decidono se quella palla entrerà o no. Perciò bisogna essere un tiro perfetto per fare gol, che non è neanche facile, anche se uno da fuori guardando gli sembra una cosa facile, invece bisogna mettere tante cose insieme per fare gol, perché posso giurare che non è semplice segnare su punizione.
Stankovic del quarto gol della Lazio, il minuto è il 38esimo. Chi ha giocato con Mancini hanno fatto tutti i gol, no? Invece io sono, e lui ha fatto assist a tutti. Io sono l'unico giocatore che fa assist a Mancini, perciò è una curiosità e sono molto orgoglioso di questo. E mi piace fare gol, mi piace segnare, però mi piace fare anche assist. Un gol di straordinaria bellezza del Mancio, una puntuale doppietta del Matador, anche l'Udinese è costretta alla resa. A Bologna, il rientro di Vieri da un fastidioso infortunio coincide con la prima vittoria dell'anno. La capolista fiorentina è ormai nel mirino. Saras di tacco, sinistra e rete! Rete per la Lazio, segnato proprio lui, Cristian Vieri! Da Mihajlovic, sinistra! A Parma, la Lazio doppia la boa del torneo, fornendo una dimostrazione di cosa significhi praticare un calcio stellare. Mihajlovic, e c'è il gol della Lazio! Un gol incredibile, quello di Roberto Mancini. Uno dei gol più belli della storia del calcio, secondo me, o perlomeno tra i primi cinque. Il ritorno si apre con la consueta passeggiata sul terreno dell'Olimpico. Al Piacenza viene servito un poker di quattro assi: Mihajlovic, Salas, Stankovic e Mancini. In trasferta, la Lazio concede repliche pressoché identiche. La squadra funziona come meglio non si potrebbe e la gara di Bari ne è una dimostrazione con il suo secco 3-1. La sequenza di vittorie consecutive si ferma dopo il 3-0 sul Perugia. Il record di 10 successi di fila viene mancato di un soffio e per un non nulla anche lo scudetto sceglie altri lidi da quelli romani. Per consolarsi diventa fondamentale trionfare in Europa e farlo con feroce autorevolezza. Decisamente al successo in Coppa delle Coppe senza timori, è uno dei grandi obiettivi stagionali. Lazio in 10 per l'espulsione di Stankovic, che credo abbia colpito con la mano il pallone. Attenzione, intanto c'è il calcio di rigore parato da Marchegiani. L'intervento falloso di Fabio Celestini, sangue italiano nelle vene, Salas che va a terra, la munizione quindi. Sven Goran Eriksson, c'è Nedved, Salas lo vede molto bene, Nedved di testa, il gol, grandissima rete della Lazio che sblocca il risultato. Velocemente, attenzione, Douglas e il pareggio di Losanna. Mihajlovic prova con il sinistro, la bomba di poco sul fondo. Il pareggio per 1-1 obbliga nel ritorno in Svizzera ad una gara d'attacco. C'è in mezzo Salas, cross per lui, Salas è gol, ed è rete, bellissimo, il Matador. Per Mancini, sponda splendida con Seisao, gol fantastico. Il
gli ottavi di finale mettono di fronte la Lazio e gli jugoslavi del Partizan. Che siano un avversario non facilmente malleabile risulta del tutto evidente già dall'incontro dell'Olimpico. La Lazio prova in ogni maniera a trovare la via del gol, ma errori di mira e interventi della mala sorte le impediscono di sbloccare il risultato. Neanche un'invenzione di Bobby Goal risulta determinante. A Belgrado i biancocelesti dimostrano di saper soffrire. Il Partizan passa in vantaggio dopo 18 minuti, ma la Lazio non va in affanno e rimedia sul finire della prima frazione. Fa tutto Savas, si procura il rigore e lo mette a segno con tranquillità. Nella ripresa è proprio un belgradese come Dejan Stanković a chiedere ai concittadini un'improbabile approvazione per il suo operato opportunista. Il punto della definitiva sicurezza è ancora dello scatenato bomber cileno, re indiscusso dei 16 metri. La Lazio prosegue sempre più spedita il cammino europeo. Ai quarti, i biancocelesti trovano i greci del Panionios. Per capire che la squadra di Atene interpreterà il ruolo della comparsa, occorrono 3 minuti, il tempo necessario a Stanković per tracciare la strada del gol. La rete del 2-0 rientra nel repertorio abituale del Matador. La ripresa dà alla partita le caratteristiche della passeggiata. È ancora Stanković a confermarsi particolarmente ispirato in Coppa. Pavel Nedved chiude l'incontro con il quarto definitivo sigillo. L'incontro di ritorno è utile solo ai fini statistici e a spaventare la concorrenza in vista degli impegni futuri. Per 70 minuti succede poco, poi nel finale la Lazio decide di onorare l'impegno con un'altra vittoria di forte impatto. Com'è consuetudine per le gare di Coppa, è il festival del gol straniero. Lo apre Nedved, al suo terzo gol nella competizione. Prosegue Stanković e per lui è la consacrazione a goleador europeo della squadra. Conclude De La Peña, a caccia di una meritata fetta di gloria personale. Il sorteggio della semifinale evita un incontro con il Chelsea di Vialli e obbliga a una trasferta non agevole a Mosca per affrontare il Lokomotiv. I primi 90 minuti sono intensi e non tradiscono le attese. Pavalli, ancora Figlio Lombardo, si libera bene dell'avversario, prova la conclusione, un tiro a rientrare potente e pericoloso. Salas, che ha capito tutto quanto, la palla per Vieri, bellissima l'azione, attenzione a Stanković, un tiro e c'è la parata in due tempi del portiere Lismatini, poi la palla spizzicata male da Pancaro e poi attenzione a questa azione del centravanti georgiano che è bravissima a segnare un gol alla Christian Vieri. Sta per entrare dunque Alem Foxic, di Mancini andrà a fare la seconda punta. Boxic per Stanković, attenzione, palla che sembra essere buona, Boxic, gol! Alen Boxic! Mancini che accarezza il pallone e lo regala a Boxic, regala un assist fantastico, la fine reiniziata da Boxic. Il confronto dell'Olimpico vale il biglietto per Birmingham, sede della finale, un vero e proprio appuntamento con la storia, perché ospita l'ultimo atto di una manifestazione che chiude i battenti con questa edizione. La Lazio vuole arrivarci a tutti i costi, non commette distrazioni
e con una gara più di nervi che di altro riesce a salvaguardare il minimo risultato che gli consente di conseguire il massimo obiettivo. Tiepida sferata inglese su un fondo del terreno che appare in perfette condizioni. Sì, è venuto in un momento particolare, perché è venuto fra penultima e ultima partita in campionato, se non mi sbaglio. E penultima abbiamo pareggiato a Firenze, si vedeva lo scudetto più lontano. E allora era il pericolo se eravamo giù di testa per questa partita, però abbiamo giocato bene, abbiamo sofferto anche, ma abbiamo meritato di vincere la Coppa delle Coppe. È andata bene, benissimo, molto bello. È una formazione da prendere con le molle, questa del Mallorca. Vieri lascia sfilare per Sala, spalla su sinistro, batte! Roa, para, portiere argentino. Prova sulla destra la Lazio con questo lunghissimo lancio, su quale fa uno stacco strepitoso, gol eccezionale da parte di Vieri. Il gol di Vieri è una gioia effimera che dura solamente 3 minuti. Pericolo, c'è questa traversone, la deviazione da 2 passi da parte di Dani e il gol del pareggio. Almeida per Salas, Salas per Vieri, a terra Salas, la conclusione improvvisa di Vieri. Parte il cross, mette dal centro, tenta la forbice, Salas, palla a fondo campo. Nella ripresa la partita diventa una lotta su ogni pallone. Marchegiani prima e Nesta poi confermano di essere quella garanzia per la quale sono giustamente conosciuti. Quando già si profila all'ombra dei supplementari, la partita vive il suo momento decisivo. E la Lazio è in vantaggio, 36esimo del secondo tempo. Ancora una caparbia azione di Vieri che ha conquistato il pallone e ha consentito a Pavel Nedved di fulminare il gol. È finita! La Lazio conquista la Coppa delle Coppe, il suo primo grande trofeo. Un momento indimenticabile. Sì, molto bello, la prima Coppa europea per la Lazio. Sono molto contento e molto felice. Ce l'hanno veramente messa tutta, una partita difficilissima, una squadra fortissima, però abbiamo portato in porto questo risultato che è il coronamento di un lungo lavoro che ci premia per quello che stiamo facendo. Iniziare l'anno con un finale in Europa, Supercoppa Europea, e incontrare il Manchester United, già una cosa bellissima proprio. Dicono che il Manchester United sia il club più forte del mondo. Effettivamente, nel 1999 ha vinto tutto. Campionato, Coppa d'Inghilterra, Champions League. Gli manca solo la Supercoppa Europea per rendere perfetto un anno già così trionfale. Nella serata di fine agosto a Monte Carlo, però, risulta evidente sin dai primi minuti che è la Lazio a possedere stimoli maggiori, quasi fosse questo il vero test d'ingresso nell'Olimpo delle grandi del calcio mondiale. La svolta dell'incontro si ha dopo 23 minuti. Marcelo Salas è chiamato a sostituire Filippo Inzaghi, rimasto vittima di un infortunio. È la mossa giusta. Mihajlovic è lui che prova, centrale, respinto da Van der Gau.
Allegro, attenzione, prova il destro, colpo di testa da parte di Mancini, attenzione Salas, la parata, gol, la rete, la rete di Salas al 35esimo, Lazio in vantaggio, assist di Mancini e tiro di Salas, 1-0. Ancora in profondità con Nedved, col cross insidioso e la grande parata di Marchegiani, di Veron, lancio Salas all'indietro, attenzione Nedved, Salas ancora, attenzione, no, Stankovic sul fondo, incredibile opportunità fallita da Salas per il raddoppio. Per Solskjaer, pallone buono, mantenuto in campo, Nesta, bravo in scivolata. Il Manchester non riesce ad abbozzare una reazione degna di tal nome. Il pallino del gioco è saldamente in mano dell'11 di Eriksson, benissimo disposto sul campo. Il punteggio rimane invariato e certifica l'indiscutibile superiorità dei biancocelesti. Attenzione a Mancini! Eccolo il fischio! La Lazio batte il Manchester United 1-0 con gol di Salas e conquista la Supercoppa Europea. La rabbia, la gioia, direi. Abbiamo giocato meglio di loro. Abbiamo avuto una squadra molto molto compatta in campo e loro non hanno creato tante occasioni. Vinto e abbiamo iniziato l'anno in un modo meraviglioso proprio, molto molto bello, perché si vede che battere Manchester United in finale è difficile, è stato difficile per tutti gli altri che hanno tentato. Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Coppa delle Coppe, Supercoppa Europea. È una progressione di successi fantastici, quella effettuata dalla Lazio di Sven-Goran Eriksson. In un biennio d'oro, il club ha costruito un ciclo come mai era successo prima nella storia. Non c'era modo più bello per festeggiare il primo secolo di vita.